Bene, vediamo come esportare il progetto in .exe o quello che è naturale, partendo dal nostro progetto funzionante. Ricordate, abbiamo fatto il nostro coniglietto. Qui dobbiamo accertarci che parta la scena, quindi col play qua. Quindi bisogna selezionare una scena di partenza. E nel nostro caso la TSCN di partenza sarà questa, quella su cui stavamo lavorando. Quindi vedete che a questo punto lui funzionerebbe, è tutto a posto. Come facciamo a esportarlo? Allora, l'idea è quella di fare project, export, e però purtroppo non abbiamo l'export che ci interessa. Quindi per poter avere l'export che ci interessa bisogna fare add. E poi decidere se vogliamo esportarlo su Windows piuttosto che su Mac o su Linux. E noi per il momento diciamo che diventa un'applicazione. Ricordo mai la differenza fra queste due, ma probabilmente Windows Universal potrebbe andare bene. Solo che se scegliamo questa opzione abbiamo un problema, nel senso che no export template e quindi bisogna fare il manage degli export templates. Quindi clicchiamo qua e lui ci dice che manca un template manager da 3.1 beta missing. Quindi facciamo il download, lui ci permette di selezionarlo e ci scarica 370 megabyte di roba. Quindi questo perché questi sono tutti i template di export che sono un po' complicatini e quindi scarica un pochino di megabyte. E qui, a seconda della vostra velocità di rete, potrebbe impiegarci più o meno tanto. Qui è relativamente veloce, quindi secondo me ce la dovrebbe fare in 1 minuto. Ok, quando ho finito, in alcuni casi può convenire uscire e rientrare, io l'ho già fatto, uscita e rientrata da Godot, e come sempre accade, l'export che sembra più interessante è Windows Desktop, non quello Universal. Quindi facciamo Windows Desktop, il nome di questo dell'export proviamo a dargli un nome, quindi coniglietta. Ah no, questo qui è proprio il nome del nostro project export runnable, quindi questo qui sarebbe Windows Exe. Li chiamiamo i preset come vogliamo, quindi dobbiamo dire come vogliamo che faccia le cose, ma sostanzialmente va bene così. Facciamo export project e poi qui andiamo a vedere dove esportarlo. Andiamo sotto documents e il progetto lo chiameremo coniglio.exe. Coniglio.exe. Facciamo un bel save e dovrebbe essere eseguito il nostro export di questo progetto. Quindi se noi andiamo a cercare coniglio.exe, vedete che abbiamo 30 megabyte. Andiamo a fare open path coniglio.exe, eventualmente lo possiamo zippare se ci interessa per accorciarlo. Quindi facciamo add to coniglio.zip, vediamo quanto riesce a comprimerlo questo micro gioco. E il coniglio.exe diventa un coniglio.zip da 11 mega, quindi è abbastanza interessante. Quindi coniglio.exe lo proviamo a lanciare da qua. Se lo lanciamo, vedete che ci lancia il nostro programmino e funziona esattamente come l'abbiamo progettato. E analogamente questa cosa qua funziona anche per Mac e per tutte le altre architetture. Spero di aver chiarito come funziona. Alla prossima!